La nostra esperienza del mondo fisico è in gran parte limitata a quello che noi apprendiamo come esseri umani dalla fisica del nostro pianeta, no? Quando pensiamo a qualcosa di caldo, di freddo, di alto, di basso, pensiamo alla nostra esperienza che abbiamo tutti i giorni, per cui andare a 200 km all'ora significa andare veloci e avere una densità come quella del piombo, può sembrare la densità più alta che abbiamo a disposizione. In realtà l'universo ci mostra che la fisica dei limiti molto più spinti e le stelle di neutroni, i buchi neri, rappresentano il margine di questi limiti spinti, nel senso che sono oggetti che hanno una delle proprietà fisiche estreme, sono estremamente, ad esempio, densi, sono estremamente caldi, almeno le stelle di neutroni, hanno dei campi magnetici estremamente intensi, hanno delle velocità di rotazione che sono inimmaginabili. Ma la cosa che li mette in comune sono che sono degli oggetti con una forza di gravità enorme, molto molto più grande di quella che noi abbiamo qui sulla Terra. Un esempio estremamente semplice da comprendere per tutti quanti, perché tutti quanti l'abbiamo sperimentato, di un fenomeno multimessaggero o di un'osservazione multimessaggera ci offerta da un fuoco d'artificio. Sicuramente abbiamo visto un fuoco d'artificio, ecco, immaginiamo di vedere un fuoco d'artificio a una certa distanza, non so, 500 metri da dove viene lanciato il fuoco d'artificio. Quello che vedremmo all'inizio è la luce, l'esplosione del fuoco d'artificio nei suoi vari colori, e dopo un certo periodo di tempo sentiremo anche il suono. In questo senso i fuochi d'artificio hanno due messaggeri: il primo, che è quello della radiazione elettromagnetica, dei fotoni, della luce che riceviamo, ma c'è un altro tipo di messaggero che sono le onde acustiche, il suono che viene prodotto dal fatto che ci saranno delle onde d'urto prodotte dall'esplosione che raggiungeranno il nostro orecchio. Quindi c'è un messaggero che raggiunge il nostro orecchio e un altro messaggero che raggiunge il nostro occhio. Sono due messaggeri diversi dello stesso fenomeno. Bene, questo è possibile oggigiorno anche in astronomia. Un messaggero è la luce che raggiunge i telescopi, l'altro messaggero sono le onde gravitazionali che non raggiunge i telescopi ma raggiunge i rivelatori di onde gravitazionali, che sono degli oggetti completamente diversi e funzionano su dei principi completamente diversi. Dal momento che non possiamo fare esperimenti, non possiamo costruire un buco nero, in un certo senso è anche una fortuna che non possiamo farlo, dobbiamo fare delle predizioni che non sono legate a un apparato sperimentale. Dal momento che non possiamo costruire una stella di neutroni in un laboratorio e darle un calcio per vedere cosa succede, l'unico strumento che abbiamo come teorici è simulare la presenza di una stella di neutroni. E quindi è necessario costruire dei codici numerici che simulino la dinamica di stelle di neutroni o di buchi neri. Il potere di calcolo che viene prospettato dai computer quantistici aiuterebbe noi ad andare sempre più in profondità, perché la capacità di simulare dipende dalla potenza di calcolo. Più è grande il nostro supercomputer e più in generale riusciamo ad avere una simulazione che è realistica, che cioè che riprende degli aspetti più dettagliati dello scenario fisico. Non è molto diverso dalle predizioni del tempo. Le predizioni del tempo 50 anni fa avevano una risoluzione di 100 km. Adesso, se avessimo dei computer ancora più sofisticati, potremmo avere una risoluzione del centimetro. Quindi avere la possibilità di calcolo avanzato e di potenza di calcolo avanzato come quella prospettata dai quantum computers consentirebbe di avere una descrizione molto molto più accurata della realtà.